ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ancora qui a Reggio Calabria con la regina. Dopo lo scorso video, ragazzi, grazie mille per i messaggi e per l'affetto quando abbiamo fatto vedere la vittoria contro il Genoa, e grazie ai tifosi per aver commentato e aver supportato il mio lavoro. Oggi però grande partita importante contro lo SPAL, e infatti abbiamo un ospite speciale per presentarci questa partita, Chiara Giuffrida. Dici tu un po' oggi come saranno le ansie, come, quanto è importante questa partita di oggi? Sono anch'io, perché è una partita importantissima e noi di Elvis Live siamo pronti a raccontarvela. Infatti siamo live dallo stadio Granillo proprio per Regina SPAL. Lasciamo parlare il campo. Tu puoi lasciare parlare il campo, io spero nei ragazzi. E infatti oggi, parlando di ragazzi, avremo un ospite speciale che andiamo a incontrare tra poco, il giocatore della Regina che non può giocare ma sarà con il video. Grazie Chiara, partita che inizia tra poco. Iscrivetevi. La serie B riparte, dai. Raga, lo sapete, non voglio farvi perdere tempo, quindi siamo qua sul campo per una sfida contro un giocatore della Regina, uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, secondo me, parere mio, signore e signori, Nicolò Pierozzi, benvenuto. Ciao Jack, benvenuto a Reggio. Saluto ciao più finto del mondo. Ragazzi, oggi 5 palloni, Nick Pierozzi, direzione della Regina. Ci siamo, ci siamo. Due turni, quindi praticamente 10 palle a testa, chi vince, se perdi, farai la mia esultanza, e se invece vinci, mi dai comunque la tua maglietta, quindi vabbè, perfetto posso... ragazzi, oh, accettata. Bocca al lupo. Primo round, partiamo. Parte lo youtuber, Pierozzi, Marameo. In prima palla voglio dedicare il mio primo supporto della Regina, un affetto incredibile, doppia camera, Mister Alimonta. This is for you. No, mister! Mister, scusami, vedere. Mister, scusami. St. Louis, ragazzi, Missouri. Facciamo vedere un attimo una cosa, ragazzi, perché voi dite Serie B professionisti. Cala termica, ragazzi. Questi Missouri è estate, ok? Ci saranno 0 gradi? Sta benissimo. Portami un ombrellone. Let's take the sun, Pierozzi, let's take the sun. Primo round per me, secondo me vado sul 3 su 5. Ti dico già ora, vediamo. Spavaldo, ragazzi, spavaldo. Vediamo. È dura, eh? È dura. Pierozzi! Una. Ah! Due, per la testa, come l'ho detto! No. Però diceva Luca che questa è tipo favelas brasiliane, un po' underground. Raga, primo round, 2-2. Pareggio, va bene. San Luis, School of Soccer. Vado io al secondo round, guarda, tutto un take, non ci sono tagli in questo video, guarda qua. Guarda, sono sempre io. Sì, subito. Che bello che sarebbe stata, eh. Ma non era questa, infatti, era questa. Secondo round, almeno due, dai. Jack ha fatto uno. Almeno due, dai. Jack ha fatto uno. Ragazzi, ne va dell'onore, ne va dell'onore. Correttezza sempre. Sì. No. Oh Jack, hai vinto. È già tua questa. No, l'hai già vinto. Traversa. Ora mi va bene, ora. No, scendi! Sì, nella pareggio, andiamo al terzo round. Devi scendere! Sì, che questo sei. Fatti vedere, terzo round, 3-3 siamo? 3-3 è come sempre, one shot, guardate, sono sempre qua, non c'è nessun taglio. Editor, traversa, editor. Mamma, spera questa così. Questa c'è, la tua. Oh! Brudo così. 4-3, deve farne solamente due. Due, ragazzi, che dici? Solamente correttezza. Non è facile, però. Oh, buona partita e lasciamolo tranquillo, vai. No! E lasciamolo tranquillo, vai. No! Dai, YouTube. È l'urlo. Sì, sì. Hai sentito o no? Oh, bisogna finire in pareggio. Oh. Va bene così. Ragazzi, super. Non abbiamo più tempo, però ringraziamo Nick Pierozzi, il suo Instagram per seguirlo, lo trovate in descrizione. 4-4, San Luis contro. Ci siamo divertiti però. Regina, ci siamo divertiti. Le nostre tradizioni, Booster Sizio, un saluto a Booster Sizio. Un saluto a Reggio Calabria, ai tifosi della Regina. Ragazzi, adesso incredibile, domani sul campo contro la SPAL. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. No, prossimo video. Prossimo video? Mi iscrivo io o ti scrivi tu? Mi iscrivo io. Ti scrivono loro. Sul mio canale. Alla prossima.